quando si tratta di Mario, qual è la prima cosa che gli viene in mente? Che salta sulle tartarughe, prende i funghetti, prende le stellette che le fanno o qualcosa del genere. E questo gioco che voglio mostrarvi sarebbe il primo gioco di Mario che ho avuto in tutta la mia vita. Il primo, badate, il primo per Game Boy. Qual è? Quando pensiamo a Super Mario, ci vengono in mente i giochi per NES, Super Nintendo, ma il gioco che voglio mostrarvi sarebbe uno di quei titoli di lancio per il primo classico Game Boy, Super Mario Land. Anticipo che questo gioco fu fatto non da Miyamoto, ma da Gunpei Yokoi, lo stesso inventore della console portatile qui. E la storia è sempre più o meno la stessa. C'è il solito cattivo di turno, che stavolta non è Bowser, ma un alieno che viene dallo spazio, che ha rapito non Peach, ma Daisy, che sembra la sorella. E niente, Mario deve andare a salvarla, semplicemente. Ma non è che cambia molto. Se vediamo la grafica da vicino, possiamo dire che questo gioco si ispira palesemente al primo gioco di Super Mario Bros. Per NES, perché se lo vedete, ambientazioni molto semplicistiche nel design e senza tutti quei dettagli, e a volte certi oggetti come alberi o oggetti di sfondo o nuvole vengono ripetuti svariate volte. Poi anche i personaggi, molto semplici nel design. Mario ricorda davvero tantissimo quello del primo episodio per NES. Poi i personaggi, semplici nel design, ma ognuno almeno appare unico, tutti quanti. Le animazioni ho notato che sono un po' semplici e basilari, ma del resto è un Game Boy, non è una PlayStation 4, eh? Non credete? E poi tra l'altro, comunque si nota che rallentamenti non ce ne sono. Meno male. Audio, abbiamo effetti sonori che si ispirano parecchio ancora una volta a quelli di Super Mario Bros. Però sono un po' meglio riadattati per la piccola console portatile Nintendo. Musiche di sottofondo, abbiamo 5 temi musicali che vengono riutilizzati un po' in tutti i livelli, ma possiamo dire che sono azzeccati per le azioni di gioco e per i livelli giusti, fortunatamente. Invece sulla giocabilità Super Mario Land, cosa sarebbe? È un platform a scorrimento orizzontale. E se avete giocato ai precedenti giochi di Super Mario, l'1 o il 2, per NES, qua vi sentirete a casa. Lo scopo è sempre il solito. Si parte da un punto A, si arriva alla fine del livello, evitando gli ostacoli. Però non potete tornare indietro. Nel senso che il livello non scorre all'indietro come in Super Mario Bros. 2 o il 3, e questo certamente renderà l'azione forse un po' più precisa, nel senso che dovete stare molto attenti quando andate avanti. Se avete dimenticato qualcosa, ciao ciao! E ogni mondo, che sembra mi siano 5, sono suddivisi in 3 livelli, 3 livelli di azione, più l'ultimo che dovete affrontare un boss. Infatti in ognuno c'è un boss in cui come dovete sconfiggerlo? Semplicemente lanciandogli super palle, oppure se volete potete anche addirittura superarlo e arrivare al traguardo e lui morirà, un po' come succedeva con Bowser se non riuscivate a ucciderlo. E vi garantisco che forse per il primo mondo la difficoltà può essere abbastanza facile, ma andando avanti vi renderete conto di quanto sarà bello difficile. E certo, forse per chi è esperto del gioco riuscirà a finirlo in 4-4-8, per chi gioca la partita la prima volta. Invece, quando l'avrete finito, potete rifarlo il gioco a una modalità molto più elevata. E vi garantisco che cercare di arrivare alla fine senza perdere proprio i potenziamenti, che sono sempre il super fungo e la super palla, solo quello, vi renderà la vita molto più dura. Ci saranno anche addirittura 2 livelli difficili e particolari, nel senso
che in uno andrete sott'acqua con un sottomarino e sparate a tutto ciò che vi capita, e in altro invece andrete in volo con un aereo e sparerete a tutto ciò che vi capita. Quindi il mio consiglio è di recuperarlo. Questo gioco, fatto dal geniale Gunpei Yokoi, merita, breve certo, ma molto divertente. Se adorate un gioco molto diretto e semplice, sempre dedicato al fantastico Super Mario. E vi garantisco che trovarlo usato è facilissimo, c'è solo per il classico Game Boy. Non avete scuse per evitarlo. Vi aspettiamo domani, ciao!